Possiamo iniziare con l'appello, segretario? Benissimo. Allora, per l'appello, allora, Segato, diceva il sindaco già assente giustificato. Vice sindaco Sette è presente. Sì. Gobbi Sara. Presente. Presente. Negri Andrea. Presente. Rigotto Antonella. Presente. Sì, benissimo. Gelosi Eva. Presente. Farina Antonio. Presente. Presente. Peruzzo Mirko. Presente. Presente, eccolo lì. Gigliotto Arianna. Presente. Presente. Gnazzolo Andrea. Presente. Presente. Preato Alessio. Sì, lo vedo. Consigliere Preato. Ah, l'immagine è ferma. Vabbè, comunque lo vedo presente, lo vedo. Consigliere Presti Filippo. Presente. Lo vedo. Viola Cristina. Presente. Presente, benissimo. Allora, tranne il sindaco ci siete tutti. Quindi presenti 12. Benissimo, possiamo procedere? Sì, primo e unico punto all'ordine del giorno, approvazione e accordo di partenariato per la costituzione della rete territoriale denominata Mai più soli, rete per le persone anziane disabili e alle loro famiglie. Le motivazioni del perché di questa convocazione per questo punto stasera e il contenuto della delibera, passo la parola all'assessore ai servizi sociali, Goffo. Prego. Sì, buonasera a tutti, vi ringrazio di essere tutti qua. È stato indetto questo consiglio anche se con un solo punto, perché come comuni facente parte di questo accordo ci eravamo presi l'impegno di di passare in consiglio comunale per la delibera entro la fine di aprile, in modo che il percorso potesse cominciare quanto prima. Allora, la proposta di delibera ha come oggetto l'approvazione dell'accordo di partenariato per la costituzione della rete territoriale denominata Mai più soli, rete per il sostegno agli anziani fragili e alle loro famiglie. Quindi attraverso il presente accordo viene creata la rete di partenariato denominata Mai più soli, rete per il sostegno agli anziani fragili e alle loro famiglie. Si ricollega al progetto Ingaia, gruppo sollievo anziani fragili, che è sorto nel settembre del 2012, che ha portato allo sviluppo del servizio Ingaia di Margherita, per la cooperativa sociale Onlus di Sandrigo, e alla nascita poi, in seguito, dell'associazione di famiglie di persone anziane denominata la Sisilla. Questo servizio è proseguito poi con il progetto che ha più o meno lo stesso titolo, Mai più soli, rete di sostegno ai caregiver, gli anziani non autosufficienti, che è stato finanziato in parte anche dalla Regione Veneto. L'accordo, quindi, che andiamo a deliberare, disciplina i rapporti tra i partner della rete che assumono in proprio la diretta responsabilità, la partecipazione e le attività da essa proposte. Ecco, nella proposta di delibera, vedete che sono riportati in modo sintetico praticamente quasi tutti gli articoli dell'accordo di partenariato e anche il percorso che è stato attuato per arrivare a questo risultato. Risultato, secondo me, molto importante perché ha messo insieme le sinergie di 10 comuni, di un'associazione di promozione sociale che è la Sisilla, che comprende le famiglie di queste persone fragili, e l'ODV, quindi l'organizzazione di volontariato, scusatemi, e il Girasole, che è il capofila di questo progetto. E c'è poi la cooperativa Margherita, che è praticamente il supporto tecnico per poter attuare poi concretamente tutto il percorso. Ecco, quindi se avete visto, se siete riusciti a leggere e a vedere, c'è stato un percorso molto lungo, molto complesso, in seguito poi anche a quanto era stato richiesto dal terzo settore, e la messa insieme, le sinergie di 10 comuni, di cui uno anche appartenente all'USO 7, che è Montecchio e Precalcino.
Ecco, questo progetto è praticamente un progetto che può continuare, come è stato fino adesso, da Gaia, offrire risposte efficaci e continuative agli anziani, specialmente a quelli in condizioni di particolare fragilità e alle loro famiglie del nostro territorio. E praticamente viene data la possibilità ad anziani con un inizio di demenza o di decadimento cognitivo in forma ancora lieve di poter quindi entrare nei centri diurni e rimanere lì durante la giornata, comprensiva anche del pasto, ed essere quindi non solo accuditi ma proprio accompagnati, stimolati, aiutati anche attraverso varie attività adeguate, e nello stesso tempo le famiglie possono trovare alcuni momenti di sollievo, perché insomma sappiamo che quando c'è una persona con difficoltà di questo tipo, anche in famiglia le cose risultano piuttosto complesse. Quindi come vedete c'è il sostegno diurno che si rivolge quindi a persone fragili nelle prime fasi di tipi di malattia come la demenza, di Alzheimer o declino cognitivo, che richiedono supporto e cure ma che possono ancora rimanere in famiglia e non sono ancora arrivati a quel punto in cui magari necessita l'inserimento in una struttura adeguata. E quindi gli obiettivi sono sostenere il mantenimento delle capacità cognitive delle persone anziane, consentire agli anziani di vivere più a lungo nel loro contesto familiare, fornire sostegno e sollievo alle famiglie di anziani fragili, promuovere l'informazione e la formazione delle comunità. Ecco, le attività vanno, abbiamo detto, dalla mattina fino al dopo pranzo, e c'è anche il servizio di trasporto, e se poi si riuscirà ad attivare altre economie, quindi a ricevere dei contributi magari da altri enti o da strutture private, si potranno anche attuare tutta una serie di interventi esterni che voi potete trovare nell'accordo, che per esempio sono gruppi di incontro per le famiglie, supporto psicologico, supporto telefonico, guide di sollievo e altre cose, e che sono già state testate, diciamo, nel corso per esempio dell'anno scorso, e hanno funzionato bene. Insomma, la risposta delle persone è stata molto positiva. Allora, noi ogni comune compartecipa con una cifra che avete visto nel prospetto, e il servizio è un fondo di solidarietà fissa, e il 30% invece varia a seconda delle presenze dei cittadini di quel comune. I cittadini dei comuni che partecipano a questo progetto hanno naturalmente la precedenza sugli altri, nel senso che anche un cittadino di un altro comune può chiedere di entrare in queste strutture, ma naturalmente dipende dalle disponibilità e dagli spazi. Qual è il vantaggio? È che noi con il nostro contributo possiamo ridurre il costo giornaliero per le famiglie, quindi permettere loro di pagare meno e quindi di avere un minore impatto economico sulle entrate familiari, ecco, e dare comunque un servizio di qualità. Penso che il fatto che 10 comuni sono riusciti a mettersi insieme con altri enti del terzo settore e riuscire a mettere in piedi un servizio che ritengo importante, utile e necessario, ecco, soprattutto dopo questa esperienza di pandemia, e soprattutto che si è riusciti a proseguire nel tempo dal 2012, anche se con modifiche, con altri interventi, ma comunque si è portato avanti, si è ampliato, tanto è vero che si stanno anche cercando altre strutture da poter adibire a centro di uno, proprio per allargare la possibilità a tutti quanti chiedono di poter partecipare a queste attività. Ecco, ci sarà, avete visto, un tavolo di coordinamento che monitorerà costantemente le attività e poi valuterà anche la parte economica, e questo accordo ha la validità di 3 anni.
Ecco, e un'altra cosa importante secondo me è che a questo accordo hanno partecipato quasi tutti i tecnici dei vari comuni, quindi non è stato solo un mettere insieme, diciamo così, fra virgolette, la parte politica, ma anche un mettere insieme le varie parti tecniche. Quindi io per esempio posso ringraziare la nostra dirigente, la dottoressa Gasparin, che ha partecipato attivamente insieme con gli altri tecnici degli altri comuni, quindi anche mettendo in campo le proprie competenze e dando sicuramente la migliore forma possibile. Ecco, quindi questo è quanto, e quindi chiediamo che venga approvata questa delibera. Sì. Grazie Assessore, è aperta la discussione. Prego, consigliere Miazzolo. Sì, grazie. Volevo chiedere un paio di cose. Allora, mettiamo appunto un cittadino che deve accedere a questo servizio. Come deve fare? Cioè, voglio dire, si attivano attraverso gli assistenti sociali? E quindi ecco, capire un attimo come sarà poi la procedura per i cittadini. Vorrei capire meglio, se è possibile, di che spese affrontano poi le famiglie. Cioè, anche lì c'è una questione in base all'ISE, quindi gestito dagli assistenti sociali, quant'altro, come viene fatto, insomma? Sì, allora non è in gestione le nostre assistenti sociali, nel senso che non sono necessari ISE, non sono necessari condizioni particolari, e quindi è proprio un andare incontro alle problematiche delle famiglie. E le modalità di accesso possono essere varie: ci si può rivolgere direttamente all'associazione che fa da capofila, si può andare attraverso il nostro servizio sociale, parlando con la nostra assistente, che poi metterà in contatto la persona con la referente del progetto, e quindi possono essere varie modalità. Ecco, abbiamo avuto delle persone che si sono rivolte alla nostra assistente sociale, la quale poi l'ha messa in contatto. Anche noi stessi, se per esempio cogliamo che ci può essere una famiglia che può avere questo bisogno e che non sa di questo servizio perché magari non siamo riusciti ad arrivare dappertutto, possiamo anche suggerire che c'è questa opportunità, visto che oltretutto siamo anche uno dei comuni facente parte, e magari indirizzarla presso il servizio sociale, che poi darà allora a questa persona tutte le direttive del caso. Ecco. Poi direi che se c'è qualche famiglia che può non essere in grado nemmeno di coprire la parte economica a carico, diciamo, come sempre abbiamo fatto, il servizio sociale naturalmente cercherà di andare incontro per quel che è possibile, sempre all'interno dei paletti che ci sono, diciamo, aiuterà, può aiutare anche in questo senso. Ecco, noi abbiamo messo con un po' di periodicità anche nell'informaquinto questa opportunità. Adesso lo rimetteremo, visto che che è stato strutturato anche questo, che non è un nuovo progetto, ma è un progetto sicuramente più moderno, più puntuale, più articolato, e quindi anche attraverso i nostri canali, il sito, i social, l'informaquinto, cercheremo di proprio arrivare il più possibile nelle famiglie, perché è importante che sappiano che c'è ed è importante che possano attingere a questo. Ecco. Sì, prego. Sì, l'ho fatto per non fare troppe domande su quello, insomma. Avete previsto di fare dei report qualitativi del servizio periodici per appunto come amministrazioni, per verificare insomma che tutto quanto funzioni al meglio, o per valutare eventuali modifiche al progetto? Certo, allora già negli anni scorsi, io parlo di quando sono io, ma lo avevo ricevuto anche dall'assessore precedente, diciamo, gestiva il servizio la cooperativa, poi l'associazione, l'organizzazione di volontariato Girasole. Periodicamente ci ritroviamo come assessori e poi con le associazioni che ne fanno parte, per appunto avere dei report
sul percorso, su come funziona, e anche poi ci mandano e ci manderanno periodicamente, per esempio, le frequenze dei nostri cittadini, quelli che partecipano, le difficoltà o le cose che vanno bene. Ecco, quindi c'è un filo, diciamo, che unisce un po' il tutto e che ci permette quindi di avere anche sotto mano la situazione. Ecco perché, quindi facciamo degli incontri e poi ci sono i verbali di questi incontri che sono, insomma, come dire, rimangono, ecco, per attestare, insomma, il percorso. Sì, ma sono per iscritto questi report, voglio dire, o è solo all'interno della riunione che viene fatta? Sì, scusa, non ho sentito, scusi. Questi report vengono fatti in forma, cioè, formale, nel senso, per iscritto, oppure è una discussione? Ah, sono solo all'interno del verbale della riunione? No, facciamo gli incontri e poi c'è il verbale, ma poi per esempio alla fine del progetto dell'anno scorso, che era quello Mai più soli, eccetera, che poi di cui questa è la prosecuzione, ci è stato mandato tutto un prospetto di tutte le varie attività che sono state fatte, di ciò che per esempio è stato acquistato, non so, dei soggiorni di sollievo, delle quante persone per esempio hanno partecipato agli incontri con lo psicologo oppure con il nutrizionista o con, ecco. Sì, no, abbiamo un report scritto, un percorso, voglio dire, ecco, sì. Sì, perché è importante averlo per poter poi monitorare, ma anche confrontare le situazioni. Ultima telegrafica, dopo ho finito, veramente. Siccome non l'ho trovata. Qua si parla sempre di anziani, ma da che età si intende? Cioè, non c'è un'età specifica messa, quindi vorrei capire. No, se ci sono, vorrei capire se ci sono vicino o meno. Ci posso entrare sicuramente, penso. No, si parla di anziani, ma può essere anche una persona, insomma, anziano, penso che più a 60-65 anni ci potremmo anche considerare abbastanza. No, ecco. Dipende anche poi dalla situazione, ecco, penso, io adesso non ho presente perché si parli di una certa età, ecco, però se una persona magari, non lo so, di 60-65 anni che può cominciare ad avere un decadimento cognitivo, un inizio di demenza, penso che possa sicuramente rientrare in questa situazione. Ecco, lì abbiamo anche delle persone specializzate, delle psicologhe che possono poi valutare la situazione e capire cosa può essere più adeguato, insomma, ecco. Oltre ad anziani, mi sento di aggiungere, rivolto in particolar modo a quelle persone che sono affette da quelle patologie di decadimento cognitivo, per esempio tipo Alzheimer o altre, che purtroppo sono sempre più presenti nella nostra quotidianità. Ci sono anche persone magari non proprio anziane che soffrono di queste patologie, e questo è un servizio. Personalmente credo il fatto che da 10 anni sia presente sul nostro territorio, non di Quinto, ma che copra per esempio in questa occasione una platea di 10 comuni, stia a significare, a confermare la bontà di questo servizio già dal tempo in cui è stato istituito e che poi è stato continuato. Voglio ricordare, ecco, un piccolo particolare, se può essere, è giusto anche a volte farne memoria. Qualche anno fa, 3 o 4 anni fa, è stato oggetto addirittura di un passaggio in una variazione di bilancio in Consiglio Comunale, perché la famiglia di una persona che era stata che aveva usufruito di questo servizio, che era venuta a mancare, i figli, in memoria del loro genitore e in gratitudine e come corresponsione e ricambio per quello che hanno ricevuto in aiuto da questo servizio messo in piedi, avevano fatto una donazione alle casse comunali al fine di devolvere, di incrementare questo servizio. E ricordo proprio che era stato oggetto di una doverosa passaggio contabile come entrata e come uscita, donazione da privato per questa progettualità,
a conferma della bontà di questo servizio e del bene che in quel caso aveva fatto a quella famiglia. È giusto anche che a volte ce lo ricordiamo fra di noi. Se ci sono altri interventi, se non ci sono altri interventi, possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Miazzolo. Sì, ho fatto varie domande, no, non perché avessi dubbi, voglio dire, sul servizio o sulla qualità, solamente per comprendere meglio, diciamo così, l'argomento. E, ecco, l'unico appunto che mi sento di fare è che, secondo me, come miglioria sul testo dell'accordo, forse se ci fosse una migliore definizione, più accurata di quello che si intende anziano oppure le malattie che vengono comprese, possono così determinare, insomma, il fatto che venga inquadrato meglio la vicenda. Chiaro, poi se invece nell'uso quotidiano dello strumento non ci sono grossi problemi, può andare bene anche così, però vuol dire, come anch'io ho cercato di capire se ci fossero delle interpretazioni o troppe interpretazioni, ecco, forse questo è l'unico appunto che mi sentirei un attimino così di muovere. Per il resto, insomma, voteremo a favore di questo punto all'ordine del giorno, perché comprendiamo benissimo che poi anche vista anche la situazione generale di invecchiamento, insomma, della popolazione anche di Quinto Vicentino, perché sappiamo che negli ultimi anni anche noi cominciamo a registrare dei livelli, insomma, piuttosto importanti, e quindi sicuramente è una parte del sociale che diventerà sempre più rilevante, auspicando che magari i comuni possono fare poco, però si cominci anche a livello nazionale e poi per caduta anche su tutti gli altri enti a ragionare non solo su quello che sono giustamente queste prospettive di invecchiamento della nostra, sì, del sociale nazionale, che si cominci a intervenire anche per cercare di agevolare sempre di più, insomma, anche la nascita di nuovi bambini, che permettono appunto anche la sostenibilità poi di costi generali. Grazie consigliere Miazzolo. Prego, capogruppo Negri. Grazie, vi ringrazio per l'esposizione intanto e per gli interventi fatti. Abbiamo il voto favorevole alla delibera, è sicuramente un'iniziativa importante, ecco, che porta valore al territorio, alla comunità, e un aiuto per quelle persone, insomma, più fragili, ecco, in questo momento. Grazie. Allora, pongo ai voti del Consiglio Comunale l'approvazione della bozza di accordo di partenariato per la costituzione della rete territoriale denominata Mai Più Soli, rete per il sostegno degli anziani fragili, agli anziani fragili e alle loro famiglie, allegato sub 1, costituito dal numero 20 articoli dal piano finanziario previsionale, che è parte integrante sostanziale di questa deliberazione. Chi è favorevole? Allora, 1, 2, consigliere Zigliotto, forse si è fermata l'immagine, immagino che è favorevole. Arianna Zigliotto, puoi esprimere a voce? Sono favorevole. Benissimo, allora tutti favorevoli, immediatamente eseguibile. Chi è favorevole all'immediata eseguibilità? 1, 2, benissimo, vedo tutti favorevoli, ottimo. Nessuno astenuto e nessuno contrario. Terminiamo questo Consiglio Comunale ringraziando tutti per la disponibilità e per la presenza a questo consiglio, che, come ha detto l'assessore Rigotto, era importante fare questo passaggio entro il 30 di aprile. Grazie a tutti, grazie. Buon lavoro e buona serata.